È il secondo evento di rilevanza che Abilita organizza in materia di ossigenoterapia iperbarica in un contesto estremamente bello e affascinante. Abbiamo avuto modo anche in questa occasione di portare esponenti di spicco del mondo iperbarico, sia clinico che scientifico, con un interessante confronto nella parte finale del congresso su quello che è lo stato dell'arte, sulle linee guida, sulla ricerca scientifica in materia di ossigenoterapia iperbarica. Ma è stato anche un congresso che ha avuto modo di coinvolgere figure esterne al mondo specifico della medicina iperbarica. Chi si occupa di medicina iperbarica sa che una delle parole chiave è multidisciplinarietà, e aver qui esponenti di altre branche specialistiche a confrontarsi su tematiche inerenti alla medicina iperbarica è stato sicuramente molto molto interessante. Quindi direi bilancio assolutamente positivo. Abilita rappresenta la storia ma anche il presente della medicina iperbarica, come il presidente Roberto Rusconi ha potuto enunciare nella sua lettura magistrale. Quindi insomma io direi che sono molto soddisfatto, oltre che orgoglioso, di poter essere stato il responsabile scientifico di questo evento.